Buonasera, come potete vedere oggi ho aperto i due recinti, così i cugini hanno potuto giocare tra loro. Si sono divertiti tantissimo, hanno giocato tanto, poi hanno fatto nanna tutti insieme, buttati su un cuscinone e tutto. Adesso li separeremo ancora perché mentre i piccoli Isabeau, Ipsedixit e Yuba hanno già dormito questa notte senza la loro mamma perché ha scelto lei di lasciarli soli, sono stati bravissimi, né un pianto né niente, hanno dormito tutto, lasciando logicamente il cibo e se lo sono mangiato. Invece gli altri hanno una settimana di meno, per cui non mi sembra giusto togliergli la mamma una settimana prima degli altri. Eccoli qua che pascolano. Qui abbiamo la piccola Just in Time, qui abbiamo Isabeau che gioca con la bottiglia, sta arrivando Yuba, sta arrivando Ipsedixit tutto contento perché c'ha addirittura due ciotole da poter andare a vedere. Che devi dirgli? Non è pappa tua, non è la tua pappa. Poi qui abbiamo di nuovo... tu chi sei che stai qua, che sembri che sei in castigo? Chi sei tu? Guardate, guardate la codina, chi sei tu? Ma è la Jolie? No, non è Jolie, scusate, mi devo vedere bene perché purtroppo tra giallo, sì è giallo la Jolie, tra giallo e verde, con vedendola attraverso lo schermo si può far confusione. Abbiamo sempre... qua leviamo canida da battaglia. Questo è Ipsedixit, Yuba, scusatemi, verde. Qua abbiamo rosa, per cui pussola, 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 saluta la mamma e le tue bimbe. Isabeau, bravissima. Poi laggiù abbiamo la Just in Time. Eccoli tutti, guardate, guardate che carini. Schegge impazzite sembrano, però si stanno divertendo, è necessario anche adesso come cosa non mangiare lo snauzerino che ci ha portato Fulvio ed Elisabetta, che vi ha tenuto compagnia e vi ha protetto. Allora noi auguriamo a tutti buonanotte e adesso facciamo le divisioni, cambiamo i lenzuolini e tutti si vanno a nanna, pigiamino e a nanna. Eccoci qua. Buonanotte.